tutti. Allora, prima di iniziare con il video, sulle labbra ho il rossetto liquido Long Lasting di Wycon nella colorazione 08, questo qua, che come colore è molto bello, però come tinta labbra non mi fa tanto impazzire perché non dura molto. Però, chiusa parentesi, di cosa vi voglio parlare in questo video? In questo video voglio parlarvi di un'altra collaborazione che ho fatto con Natura House, che è un brand italiano che a me piace tantissimo, e vi lascio il post di riferimento di questo video giù nell'info box, così potete trovare l'indice dei prodotti, i prezzi e tutte le cose nel dettaglio, e anche il sito dove acquistare, perché i prodotti di Natura House si trovano o nel sito ufficiale di Natura House oppure in alcune farmacie, però non è semplicissimo reperirli. Sono prodotti che hanno dei prezzi medi, ma la qualità è molto alta. Mi sono trovata bene praticamente con tutto, mi sembra con tutto. Sono anche prodotti che io do alle mie amiche in piccole quantità per farle provare, effettivamente piacciono a tutti. Allora, in questo video che cosa vi mostro? Intanto una mousse detergente per il viso con olio di argan biologico puro della linea L'Arganic. Questa linea l'ho conosciuta al Cosmoprof. Vi ho fatto un altro video dove vi parlo della crema viso, del burro solido e di altri prodotti di questa linea. Vi lascio il link di quel video se siete interessati. È da un po' di tempo che sto provando questa mousse, mattina e sera, e devo dire che è fantastica. Allora, intanto l'odore è piacevolissimo ed è il solito odore di tutta la linea, molto delicato, ma veramente veramente molto buono. È una mousse che non va a a seccare la pelle, a irritarla, non brucia assolutamente gli occhi, rimane veramente delicata sul viso, ma allo stesso tempo lava benissimo, ed è tra l'altro una mousse che secondo me riesce ad idratare la pelle anche senza appesantirla. Io ho una pelle mista, tendente al grasso ultimamente perché fa caldo, si lucida facilmente, e questo prodotto non mi ha dato assolutamente problemi. Lascia la pelle pulitissima, veramente molto morbida. Se poi abbinata alla crema della stessa linea, vi regalate veramente una coccola. In più la mousse che esce da questo erogatore è una bella mousse corposa che quando viene spalmata sul viso rimane e non va via, perché alcune mousse magari fanno una bella nuvolina soffice, ma quando si va poi ad applicare il prodotto sul viso la schiuma sparisce. Invece questa qua rimane, quindi fa una bella schiumona soffice sul viso e va anche a rimuovere gli ultimi residui di trucco. Ovviamente non è uno struccante, però dopo lo struccaggio, se rimane qualche residuo, questa mousse riesce comunque a portare via il make-up rimasto. È un prodotto con 98,3% di ingredienti di origine naturali, non ha parabeni, non ha siliconi, oli minerali, SLS, SLS, PEG, PPG. Essendo poi una mousse, è un prodotto che vi dura un'infinità di tempo, perché lo sto utilizzando da tanto, forse un mesetto, e sento che qua ce n'è ancora tantissimo. Un altro prodotto di cui voglio parlarvi è il dentifricio. Io avevo già provato un altro dentifricio che mi era piaciuto molto, ma aveva un sapore un po' strano, che a me piaceva, però ho dovuto abituarmi a quel tipo di sapore. Questo dentifricio qua invece che vi mostro è della linea sempre la stessa Herbal, però questo è quello sbiancante, ideale per fumatori. Denti e gengive naturalmente più sani, xilitolo, argilla, salvia e 10 erbe. Il prodotto in questione è questo qua. Sono 100 ml a un paio di 18 mesi. A me piace veramente tanto, perché allora è una pasta verdina, sa di menta, si sente la menta, ma non è una di quelle menta
menta fortissime, perché a me quel tipo di menta non piace, è una menta che si sente ma comunque rimane delicata, lava molto bene i denti, rende l'alito molto fresco a lungo. Per l'effetto sbiancante non saprei dire, perché è vero che io fumo, però i miei denti sono abbastanza bianchi di suo, quindi non ho visto questa differenza. In ogni caso credo che sicuramente sarà un minimo efficace, ecco, non penso faccia miracoli, però potrebbe aiutare. Lava veramente molto bene, è un prodotto che con lo spazzolino si va a spalmare benissimo sui denti, fa una bella schiumettina, c'è tanto. La cosa che mi piace è che intorno alla bocca, mentre vi lavate i denti, che di solito rimane un po' di dentifricio mentre si spazzolano i denti, non mi va a pizzicare o a seccare le labbra, perché spesso succede questa cosa qua con i dentifrici, è una cosa che odio, e questo dentifricio non lo fa ed è veramente ottimo. Questo lo utilizzo la mattina, il pomeriggio e la sera, insomma ogni volta che vado a lavarmi i denti, e mi ci trovo benissimo. Tra l'altro basta veramente poco dentifricio per lavaggio, via. Il prossimo prodotto che vi mostro è questo prodotto della linea Pedix ed è un gel gambe perfette, leggerezza, tono, freschezza per gambe stanche, gonfie e appesantite. Sono 125 ml, il prodotto si presenta in questa scatolina qua ed è un tubo. Un tubo veramente bellissimo, perché è di una plastica che, non lo so, al tatto non è una plastica liscia, è diversa, a me piace tantissimo. Anche questo è di origine naturale, non ha parabeni, siliconi, oli minerali, eccetera. Ed è un gel fresco formulato per il benessere delle gambe. Qua dice di applicare con un leggero massaggio partendo dalla caviglia su tutta la gamba. Ha un odore ovviamente fresco, di menta, mentolo, quelle profumazioni un po' balsamiche che a me piacciono molto ed effettivamente sono molto rinfrescanti. È un gel, oddio, ne ho preso tantissimo, comunque è un gel, vedete, è sì abbastanza corposo, però è anche scivoloso, diciamo così. Comunque io appunto lo applico, come c'è scritto qua, dalle caviglie e arrivo fino alle cosce, glutei, fianchi, faccio proprio tutto un bel massaggio. Dona veramente freschezza, quindi è un prodotto che io personalmente utilizzerei solo d'estate, perché d'inverno mi farebbe veramente molto freddo. Ci vuole, anche se è un gel, un leggero massaggio prima che venga assorbito, però una volta assorbito non va ad appiccicare, non va ad ungere, che è una cosa positivissima, e appunto va applicato, va massaggiato un pochino e poi svanisce. Non è un prodotto altamente idratante, questo no, però è un prodotto secondo me rinfrescante, soprattutto se lo utilizzate come ho fatto io dopo il mare, quindi dopo il mare, doccia e poi applicato questo, soprattutto se tornate dal mare la sera, veramente è una coccola che vi fa poi stare bene la notte se è una serata, una nottata particolarmente calda. E inoltre ho notato che le vene delle gambe si notano quando la applico leggermente meno. Vedo un po' le gambe, vedo appunto migliorare la circolazione. È un miglioramento che non va a... non è un miglioramento permanente, diciamo così, però sul momento, per qualche minuto dopo l'applicazione, noto appunto questo miglioramento nella microcircolazione e quindi anche una sensazione di gambe più leggere, più drenate, e quindi un prodotto assolutamente ottimo, ma un prodotto assolutamente, per quanto mi riguarda, da utilizzare in estate, magari la sera prima di andare a dormire dopo la doccia, in modo da passare una notte fresca. E quindi niente, questo era il terzo prodotto. Io come al solito ringrazio Natura House per questa collaborazione. Io adoro tantissimo questi prodotti, questo marchio, anche lo staff che sta dietro a questi prodotti, dal marketing alla produzione, sono veramente delle persone in gamba, giovani. Quindi ecco, mi fa anche piacere fare, tra virgolette, un po' di pubblicità anche a chi se lo merita di più.
Quindi grazie Natura House, grazie a voi per aver guardato il video, fatemi sapere se avete provato qualcosa di questo marchio. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!